presenza a questo momento di sintesi di un'attività che quest'anno vede un arricchimento del nostro documento, che ha un dato particolare attenzione alla parte clinica, se vogliamo, appunto, della nostra attività. Preannunciamo già che per il prossimo anno faremo un'ulteriore sfida, oltre all'annual report, così vorremmo appunto avventurarci nella realizzazione di quello che è il bilancio sociale, che credo appunto sia forse, prendo anche dietro lo spiccio del nostro vicepresidente, sia appunto forse una fotografia più ampia di quello che appunto è l'annual report. E certo è un momento statico, ma chi ha avuto la fortuna o la sfortuna di leggere Tacito si ricordava appunto che gli annuali erano sempre una cosa molto barbosa e ricchi appunto di dati, di riferimenti. Peraltro, nella sintesi che mi sento appunto di dover fare di questo documento, innanzitutto credo che sia l'espressione di una volontà collettiva, proprio perché è diventato patrimonio del nostro ente ed è rimasto patrimonio del nostro ente e ormai continuerà, spero, nei prossimi anni. L'anno scorso l'abbiamo internazionalizzato un po', una componente tradotta anche in lingua inglese, proprio da renderlo accessibile anche ad altre realtà oltre a quella italiana. Quest'anno l'abbiamo appunto amplificato per quanto riguarda la parte clinica sanitaria. In questo senso ringrazio il direttore sanitario proprio per l'apporto che ha dato a questa documentazione. Come dico, il prossimo anno probabilmente l'impegno che prendiamo è di presentare in questa giornata, oltre che l'annual report, anche il bilancio sociale del nostro ospedale. In sintesi, i dati vi verranno meglio esplicitati appunto nella relazione da parte del professor Casalinga, ma possiamo dire che abbiamo avuto, nonostante le grandi difficoltà complessive, abbiamo avuto una tenuta del sistema. L'attività clinica ha visto una costanza rispetto agli anni precedenti, anzi forse un ulteriore miglioramento in termini di appropriatezza, una riduzione dei ricoveri ordinari, un aumento delle prestazioni diurne e ambulatoriali. Questo proprio in una logica di processo di umanizzazione a cui stiamo dando seguito. Quindi un processo che in alcuni casi richiede una revisione del comportamento professionale, quindi una revisione del comportamento organizzativo, quindi un impegno da parte di tutta la struttura. Ed è costante, quello che appunto mi fa piacere appunto poter dire, che questo impegno sta andando avanti. Quest'anno, difatti, il Consiglio d'amministrazione, approvando la riorganizzazione dell'ospedale, ha dato il grande impulso a quello che è uno dei due grandi progetti, che fortunatamente non ha grandi correlazioni esterne, quindi va avanti comunque, che è la realizzazione del cosiddetto ospedale per intensità di cura. Ecco, abbiamo una serie di interventi da fare, di lavori, ma credo che un altro anno proprio di questi tempi potremmo forse già vederne le ricadute operative, anzi vedremo le ricadute operative complessive del nuovo modello organizzativo, che anche qui va verso quel processo di progressivo miglioramento dell'accoglienza e della realizzazione di quel modello di centralità che noi abbiamo appunto messo, che abbiamo trovato, anzi più che messo, nel preambolo del nostro statuto, cioè il paziente al centro dell'attenzione. Ma superando appunto un pochettino la logica dello slogan e traducendo appunto in fatti concreti e in fatti reali questo desiderio. E questo implicherà anche qui qualche sacrificio non tanto economico o fisico, ma qualche sacrificio culturale. Dovremmo forse rinunciare a elementi preordinati, elementi preconfezionati, per avventurarci un pochettino con la nostra
trovare le soluzioni, non in modo finalistico, ma in modo reale e calcalare, cioè su quella persona verso la quale diciamo appunto di voler porre tutte le nostre attenzioni e le nostre risorse. Dovremo sviluppare anche di più, e ne accennavo prima anche già l'assessore, i processi di integrazione col territorio, perché ormai la domanda che più spesso ci pongono i nostri pazienti è non è come sto, ma dove vado, adesso dove vado. Ed effettivamente appunto è un problema costante, quotidiano. La impossibilità o la difficoltà che c'è a collegare all'esterno appunto dell'ospedale i pazienti, sia in ambito familiare soprattutto, ma anche in ambito appunto extra ospedaliero. E questa sarà una delle grandi sfide che dovrà affrontare appunto la sanità, non soltanto quella ligure, non soltanto quella genovese. L'unica cosa è che quella genovese e quella ligure sarà un po' il laboratorio, se vogliamo, perché proprio per la demografia e per l'andamento che avrà questa demografia nei prossimi anni precederà qualsiasi altra regione in Italia. Cioè gli altri, guardando noi, capiranno che cosa succederà a loro fra 10, 20, 30 anni. E questo chiaramente per noi dovrebbe essere uno stimolo di ricerca, uno stimolo di impegno, proprio per poter offrire non soltanto una visione incontrollata, ma almeno un governo di questo processo. Ecco, questo credo che sarà appunto il futuro, sarà l'impegno appunto che dovremo accollarci. Un'ultima riflessione, ma non ultima, è proprio un ringraziamento, perché questo sento di doverlo fare, a tutti coloro che si sono impegnati nel corso di un anno difficile, come tutti quanti gli anni ultimamente, ma particolarmente difficile l'anno scorso è stata, pur con queste difficoltà abbiamo ottenuto risultati, io dico straordinari, perché soltanto nel 2006-2007 chi mi avesse detto che oggi nel 2012 avremmo appunto registrato questi risultati nel campo della ricerca l'avrei considerata come una banale utopia oppure una visione un po' sospetta. In realtà ci siamo arrivati con un trend che è particolarmente significativo, ma soprattutto devo dire ci siamo arrivati con quell'azione di divulgazione, no? Che il coordinatore scientifico insieme al comitato, ma insieme appunto penso a tutti quanti, hanno realizzato, infettando appunto, come dico io, tutte quelle strutture, tutti quegli operatori che prima erano un po' più refrattari, ottenendo risultati ormai, mi auguro, stabili nel tempo, quindi non più legate alla volontà del singolo, alla capacità di piccoli gruppi, ma ormai la ricerca appartiene a quest'ente. E se è vero che laddove si fa ricerca si fa migliore assistenza, questo è un paradigma che fino adesso nessuno è riuscito a dimostrare in termini concreti, ma empiricamente appunto è accettato da tutti. Questo vuol dire che dobbiamo andare avanti su questa strada e dobbiamo appunto continuare su questa strada. Quindi ci dobbiamo aprire anche ad altre realtà. Abbiamo appunto amplificato ad esempio il nostro rapporto con l'istituto pediatrico, con Gaslini, stiamo appunto lavorando con l'università, stiamo lavorando con un'altra serie di aziende a livello nazionale. Ricordo soltanto alcuni elementi, proprio per far capire che Galliera si pone anche in posizione particolare nel sistema sanitario ligure. Siamo l'unico ospedale italiano selezionato appunto per una ricerca europea insieme ad altri 21 ospedali europei per la rilevazione dei costi a livello del pronto soccorso. Siamo l'unico ospedale europeo che è stato selezionato dal Massachusetts Institute of Technology, il famoso MIT, per studiare il modello organizzativo del nostro pronto soccorso. E
recentemente siamo stati selezionati dall'Agenzia Europea per l'applicazione del sistema del Gentle Care, no? Come in ospedale. E anche qui, a detta loro, non nostra, saremo il primo ospedale al mondo ad applicare questo tipo di organizzazione sanitaria. Questo vuol dire che l'ospedale, appunto, sta uscendo dal suo ruolo metropolitano. Forse c'è sempre stato di fuori dal ruolo metropolitano per merito di tanti operatori, ma sta consolidando un ruolo non legato alla singola persona, ma alla struttura. È l'ospedale che nel suo insieme viene chiamato a partecipare appunto a questi progetti. E questo credo che sia un elemento importante, tant'è vero che io al professor Gazzanico ho chiesto che dobbiamo lavorare, ed è un invito che faccio sia a lui che a tutto il comitato e a tutti i ricercatori, che dobbiamo lavorare per definire un piano strategico della ricerca. Perché questo punto deve essere anche qui il piano non del singolo operatore, non del singolo ricercatore, ma deve essere il piano di impegno di tutto l'ospedale, in modo che chiunque si presenti, ovunque si presenti, si può presentare non soltanto come singolo, ma anche come ente, come dire sono dell'ospedale Galliera e mi chiamo Rossi Mario e faccio il ricercatore. Ecco, questo credo che sia l'impegno che dobbiamo appunto adottare. Con questo io vi lascio e vi ringrazio appunto ancora proprio per il lavoro che è stato condotto, e anch'io mi voglio associare, perché non voglio dimenticare tutti coloro che con lavori anche più umili, anche meno nobili, se vogliamo chiamarli, hanno reso possibile appunto la realizzazione di questi risultati, il raggiungimento di questi obiettivi e la realizzazione anche di questo prodotto che rappresenta, dico orgogliosamente, il nostro ospedale. Grazie e buonasera.